La crisi economica che ha messo in ginocchio l'intero paese non ha risparmiato le sorti della città di Catanzaro. I quartieri, anche quelli immediatamente vicini al centro storico, appaiono distaccati dal contesto cittadino, non permettendo quindi lo sviluppo di una visione organica della città. I commercianti del quartiere Stadio si sono messi insieme e dopo la buona riuscita della prima Notte Bianca hanno voglia di pianificare nuove iniziative per il rilancio economico, estetico e aggregativo del quartiere. Andrea Critelli, referente delle attività, spiega le prossime proposte, rimarcando però l'esigenza di lavorare in sinergia con le istituzioni e i cittadini. Fermiamo, non ci fermiamo neanche davanti agli ostacoli che noi abbiamo avuto e abbiamo in cantiere di prendere, di mettere in campo il nostro sacrificio per confermare la notte bianca. Notte bianca che dovrebbe prendere ed essere messa in cantiere da qui a pochissimo per lo svolgimento per fine luglio o massimo la prima settimana di agosto. Noi dobbiamo ringraziare tutte le persone che sono venute nella prima nostra manifestazione, perché sono state davvero in tanti, e nello stesso tempo ringraziamo chi ci ha dato una mano per quanto riguarda lo svolgimento della stessa, dagli operatori commerciali a quanto riguarda l'associazione Artigianando con a capo Luciano Lucelia, che ci ha dato una grossa mano per far sì che la manifestazione sia stata svolta al meglio. Purtroppo noi dobbiamo notare, diciamo così, e annotare questa piccola mancanza di ritorno tra virgolette mediatico, ma non perché lo vogliamo a livello personale o quello che è. Noi stiamo cercando di prendere, far capire a tutta la città che ci si deve unire. E dopo che questo passaggio deve essere nella mente di tutti quanti, noi abbiamo sicuramente dobbiamo avere il supporto da parte della stampa, che in quest'ultimo periodo sinceramente abbiamo notato che non ci dà quello spazio idoneo a far sì che questo messaggio viene veicolato a tutte le persone. Non parliamo di una zona in particolare come la zona Stadio o il quartiere Stadio. Noi quando prendiamo e parliamo per quanto riguarda tutta Catanzaro. Catanzaro è unica, non è a quartiere, non è a zona, perché se no faremmo soltanto il male di noi stessi. Dato che la nostra iniziativa serve per far sì che il commercio e Catanzaro abbia un risveglio in tutte le sue componenti, abbiamo deciso di prendere e di metterci in moto con varie situazioni, dialogando con il comune, facendo vedere anche alla popolazione che noi siamo presenti, non siamo i soliti che si lamentano e basta, ma abbiamo anche la possibilità di mettere in cantiere qualcosa di concreto. Ecco il perché il nostro impegno giornaliero per far capire alle persone di non trascurare Catanzaro, di vivere Catanzaro e di vivere anche nello stesso tempo i vari quartieri e anche il centro storico. Da 4 mesi a questa parte, da quando ci siamo interfacciati con il comune, abbiamo preso e dato, diciamo così, un tipo di informazione alla stessa amministrazione. L'amministrazione l'ha recepita da un certo punto di vista e nello stesso tempo ci ha dato una controfferta di prendere e dare noi stessi degli input al comune per far sì che il comune stesso abbia qualcosa in mano da vagliare e da poter mettere in campo. Ebbene, noi non ci fermiamo esclusivamente o non facciamo soltanto la manifestazione in sé per sé. Noi abbiamo tante di quelle iniziative che vogliamo prendere e trasmettere al comune, tra cui anche quello dell'abbellimento
stradale, per l'avviamento per quanto riguarda i marciapiedi, le varie funzioni per quanto riguarda il parcheggio, la viabilità e quant'altro, facendo sì che il corso di Cavanzaro sia allungato anche sulla zona nord di Cavanzaro stesso. Per quanto riguarda la manifestazione, noi dobbiamo prendere e sottolineare una cosa. In quest'ultimo periodo, nel far sì che la manifestazione fosse portata a termine, diciamo, noi abbiamo avuto delle problematiche, perché qualcuno forse voleva boicottare la stessa manifestazione e continua a farlo. Da qualche giorno a questa parte c'è qualcuno che sta dicendo in giro che noi abbiamo preso dei fondi da parte del Comune e da parte della Camera di Commercio. Questa è la nostra delibera per quanto riguarda il comune di Cavanzaro, dove qua non si parla di fondi, ma si parla soltanto di un oggetto, diciamo così, esclusivamente in quanto loro stavano vicino a noi, e quindi di soldini sinceramente qua non abbiamo nessun tipo di traccia. Quindi volevo sottolineare questa cosa, perché noi ci siamo autofinanziati con una cifra ridicola di circa 25 euro a testa, dopodiché con quei soldi che noi abbiamo preso e abbiamo recuperato abbiamo fatto il tutto, partendo dal presupposto che questa è stata una manifestazione tutta quanto a costo zero.